Ciao ragazzi! Ciao a tutti, buongiorno! Buongiorno, buon sabato! Ho aperto questo nuovo supermercato da noi. Il Tigros. Il Tigros, anche se noi speravamo che aprisse la Lidl. Però siamo già andati a fare un giretto di ispezione l'altro giorno, abbiamo visto che è grosso, c'è tanta roba. Così a prima vista non è che c'era tanta roba per vegetariani. Abbiamo fatto un giro veloce, dobbiamo vedere bene oggi, ma comunque è bello il reparto frutta e verdura, molto bello perché c'è tanta roba sfusa e prezzi sembrerebbero convenienti. Adesso vediamo facendo la spesa, poi comunque questo è un piccolo, è un mini vlog. Mini vlog mass. Oggi. Svuota la spesa. Svuota la spesa. Sì. Così ci fate compagnia, però intanto ringraziamo e mandiamo un bacione e un abbraccio fortissimissimo a tutti quanti. Però in particolare oggi mandiamo un bacione a Francesca. Ciao Franci! Perché è una ragazza sempre dolcissima e gentilissima e noi fa piacere salutarla. Comunque salutiamo tutti voi perché siete tutti dolcissimi. E poi piano piano vi salutiamo tutti. Sì, non infatti. È che... anzi, se magari più avanti vogliamo fare un video dove rispondiamo a delle vostre domande, se ne abbiamo un po', possiamo anche fare una cosa del genere. Ci farebbe piacere. Se vi fa piacere. Scusate se giro la faccia, ma devo guidare, quindi finché guido davanti, guardo davanti, sennò... E poi un'altra cosa che volevamo dirvi, siccome ci è capitato ultimamente che non rispondiamo proprio a tutti i commenti, perché se scrivete sotto i commenti di qualcun altro nei nostri commenti sotto, non ci arrivano le notifiche, quindi magari vi rispondiamo la prima volta, poi la seconda volta non rispondiamo, ma non perché non vogliamo, perché non vediamo. Perché non vediamo il commento, tutto lì. Siccome c'è già stato qualcuno che si è disiscritto per questo motivo, e noi è dispiaciuto tantissimo, volevamo solo farvi presente che non è colpa nostra, cioè è solo una questione di notifiche, ecco. Perché sennò dovremmo stare tutto il giorno attaccati al computer e certo, vedere i commenti che arrivano. Comunque adesso siamo quasi arrivati al supermercato perché è proprio vicino a casa nostra, sarà un chilometro e niente, facciamo la spesa e poi ci vediamo dopo per sto vlogmas svuota la spesa. Bene ragazzi, eccoci tornati dalla nostra spesa al Tigros. Sì. Abbiamo fatto uno spesone, però... 100 euro all'incirca. Sì, su 100 euro, però pensavamo di spendere di più perché abbiamo preso dei prodotti nuovi che ci lì hanno un'altra linea ecologica. Che si chiama Via Verde, una linea biologica. Biologica, sì, biologica, ecologica, vabbè, comunque sempre così. Comunque, che sarebbe questa, la Via Verde, e abbiamo provato a prendere un po' di prodottini che poi proveremo e vi faremo sapere se sono buoni o meno. Allora, apriamo la parentesi. In questa spesa c'è della plastica, c'è comunque del materiale inquinante, però noi abbiamo provato a prendere prodotti... Sì, per farvi vedere, per farvi conoscere anche quest'altra marca. Questa linea qua, ecco, perché sennò tante cose ce le facciamo comunque. Sì, ribadiamo sempre che noi cerchiamo sempre di comprare meno plastica possibile. Il problema è che, vabbè, adesso questa volta qui abbiamo fatto una spesa per far vedere altri prodotti in un altro supermercato che non avevamo mai provato. E chiaramente, come ripetiamo tutte le volte, se volete fare una spesa ecologica al 100% dovete trovare un negozio che vende sfuso completamente e sono veramente, cioè non è colpa qua nostra, qua non ne abbiamo, è colpa comunque del sistema che non promuove questo tipo di negozio, comunque li fa costare tante volte anche di più e quindi la gente non va. Quindi perdonateci se vedrete della plastica. Va bene. Abbiamo preso queste fette biscottate integrali. Abbiamo anche dato un occhio agli ingredienti, cercando di fare una spesa abbastanza vecchia. Comunque queste qua sono delle fette biscottate che proveremo integrali. Poi abbiamo preso questi cracker, che anche questi hanno comunque olio extravergine di oliva. Allora, lì abbiamo trovato lo zucchero di canna integrale, no? Che dovrebbe essere quello vero, apriamo una parentesi. Gli zuccheri di canna integrali li trovate di diverse colorazioni. Questo qua è già quello più chiaro. Trovate ad esempio alla Coop c'è quello molto scuro, più scuro e quasi nero. Che dovrebbe essere quello proprio buono, buono. Però qui io ho letto sugli ingredienti, c'è scritto zucchero di canna integrale biologico al 100%. Quindi questo qua lo vedete dalla consistenza, perché lo zucchero di canna integrale rimane molto più... Sembra quasi bagnato, sembra appiccicaticcio, non è... se lo lasciate lì un po' assorbe persino l'umidità. Sì, però con Francesca parlavamo del fatto che comunque... è vero che lo zucchero di canna lo colorano, insomma è un po' una bufala, nel senso che il vero zucchero di canna integrale sarebbe quello scuro,
Noi adesso abbiamo provato a prendere questo perché altro non c'era e la consistenza è molto simile a quello scuro, quindi sì, non sappiamo di certo al 100% se sia quello veramente ottimo o no. Diciamo che è meglio preferire quello più scuro. Sì. Poi abbiamo provato a prendere la linea delle bevande vegetali, perché sapete che noi il latte non lo beviamo più. Facciamo anche il latte in casa, ma comunque teniamo sempre di scorta delle bevande in caso di necessità, perché non sempre riusciamo a farci le cose in casa per questioni di tempo e praticità. E abbiamo preso questa bevanda di soia di agricoltura biologica, che costava intorno a 1,50 euro, 1,45 euro. Sì, costavano più o meno tutte 1,50 euro. Questa cifra qua. Poi una bevanda d'avena, che comunque sapete che le facciamo anche a casa ed è facile da fare, però come sempre la teniamo di scorta, non si sa mai. E poi la bevanda di riso. A me non fa impazzire, forse piace di più a te quella. No, io ho provato a prenderla perché volevo vedere questa com'era. E abbiamo preso, come vi facevo vedere prima, questa pasta qua me l'ha fatta vedere lei, perché ha detto almeno ci facciamo pasta e fagioli, questa qua è giusta per fare pasta e fagioli, Dov'è? Integrale. Si chiama Dita lì. Comunque, è un nome della pasta. Perché? Perché? Ma vabbè, si chiama così. Vabbè, comunque, qui che non viene così. Va bene, la via verde, buono. Integrale, probabilmente per fare la pasta e fagioli, insomma, sì, queste legumi. Ecco. Ho provato. Poi ho preso. Serietà. Ho preso le mie gallette da agricoltura biologica, gallette di farro e i 5 cereali, perché mi piacciono un po' di più di quelle di riso, sempre di questa marca qua, Via Verde Bio, e proverò anche queste, vedremo come. Quindi poi allora, siccome noi consumiamo alla stramaggiore, semi, cosa ridi? Semi di, cioè ogni tanto ci devono essere questi scuola. Semi di. È colpa mia, mica gli ho dato io quel nome lì. Cioè, ho capito, ma ci guardano. Cioè, ma ho capito, ma se si chiama così non è che posso inventarmi il nome. Vabbè, la prossima volta prendi quelli più grossi, almeno si chiamano di taloni, siamo a posto. Non ho parole. Vabbè, comunque. Vabbè. Vabbè, abbiamo trovato queste confezioni, purtroppo nelle confezioni ovviamente di plastica, però ce n'è. Ne abbiamo per 2 anni qua. Sì, ma insomma, sì, 500 grammi. Allora, questo qua è un mix di semi di lino. Noi ne consumiamo tanti perché sono ricchi di grassi buoni, insomma, fanno benissimo a tante cose per l'organismo. Però ricordatevi sempre di tritarli. Ancora? No. Ok, di tritarli. Ho un po' di problemi a parlare. Vabbè, comunque. Te con l'era non ce la fai proprio. No, li tritate e li mettete nello yogurt, nelle insalate, fate quello che volete, vabbè, mangiate, che fanno bene. Comunque questo qua costava su 2 euro qualcosa. Ma non smaltavo tanto che se c'era questa confezione qua li raccogliamo. E poi abbiamo trovato i semi di chia, confezione. Questi sono 150 grammi, sono cari ovunque questi semi, però fanno benissimo, mi raccomando. Lo yogurt. Yogurt, nei frullati, veramente sono un alimento che soprattutto per chi non mangia, chi ha un'alimentazione sana e naturale. E non spaventatevi soprattutto perché come li mandate giù, li tirate poi fuori. Quindi l'organismo tanto sicuro perché è così. Vabbè, no, perché uno magari poi si spaventa, il giorno dopo va in bagno, fa le sue cose, tranquillo. Adesso e tu poi spiegami perché tu quando vai in bagno controlli quello che fai. Eh no, perché quando ti giri tirare l'acqua magari. Vabbè, comunque è quello, volevo solo dire, perché poi magari uno dice, cos'è? Vado a fare un esame perché c'ho delle macchioline nere. Vabbè, comunque sono semi. Ma che macchioline nere? Ma se le abbiamo sempre mangiate non succede questo. No, non ascoltate quello che dice lui. Va bene. Poi abbiamo preso questo stadino della Valfrutta che ho trovato lì al Tigros, 100% frullati veggie, sono con frutta e verdura, ne abbiamo già provato uno che piaceva più o meno, a lei piaceva un po' di più, sono un po' più densi del succo di frutta, però ho provato a prendere anche questo qua e vediamo com'è. Insieme a questo ho preso, sempre della Via Verde, il succo di frutta alla pesca, della Soya San, questi burger vegetali classici che dicono che la Soya San sia una delle marche migliori che fa soia, e ho voluto prenderlo perché da altre parti non l'avevo ancora visto, e quindi sono hamburger di soia, però senza OGM, quindi dovrebbero essere buoni, adesso li proveremo, vedremo. Poi abbiamo trovato, sempre nel reparto frigo, ci sono delle cosine, non c'è tanta roba, ma qualcosina c'è. Ci sono questi affettati, sempre veg. Allora,
Questo non ha il pepe, a differenza dell'altro che avevamo provato, però dovrebbe essere più o meno la stessa cosa, al massimo si aggiunge un po' di limone, un po' di pepe, finché ce n'è. Quindi anche questo qua lo proveremo, vediamo come ci troviamo, sui 2 euro comunque anche questo. Le sottilette vegetali che abbiamo trovate per fare il nostro hamburger panino porcelloso, e la vista è Aurora, quindi proveremo anche queste, dovrebbero essere buone, così almeno non sono a base di latte, sono veg completamente, anche queste qua. Poi una cosa, ho trovato, vabbè, gli habanero. Quindi adesso con questi qua proverò a fare l'olio piccante, se viene vi do la chicca come farlo e farò una ricettina, però provo a farlo perché l'olio piccante è l'ultimo, mi ha fatto la muffa, quindi devo buttarlo via. Bene, allora poi questa spesa, noterete che non abbiamo preso, vabbè, latte ovvio, non lo beviamo da ed è una cosa, la scelta più giusta sarebbe quella, però non abbiamo preso formaggi e neanche yogurt, gli animali. Sì, a base di latte, quindi. Non è che non mangiamo proprio più formaggio, comunque piano piano stiamo cercando di eliminarlo il più possibile dalla nostra dieta. Capita comunque che lo mangiamo ancora, Però abbiamo preso questo spalmabile della Valsoia. Purtroppo nei supermercati ancora di formaggi veg ce n'è pochi ed è un peccato perché c'è poca scelta su quello. E poi abbiamo preso della Valsoia questi yogurt, piacciono di più lui, io preferisco il soya sun. Sì, ha un gusto un po' particolare. Fave sgusciate, queste qua ha preso Aurora, io non ho manco visto che mette nel carrello. Fagioli borlotti, quelli secchi però. E abbiamo provato a prendere questi chicche tricolori che sono degli gnocchi di patate con le verdure. Ho preso le patate dolci. Allora, lì c'è di buono che c'è tanta frutta e tanta verdura non confezionata. Sì, è particolare. E non confezionata. Adesso, vabbè, queste qua erano confezionate, le abbiamo prese, sono le patate dolci, che fanno molto bene, queste sono anche di vitamina C, di fosforo. Sì, e ci sono tante radici. Abbiamo trovato delle radici che non avevamo mai trovato prima. E non ne ha preso neanche una. No, vabbè, ma erano delle bestie così. Beh. Vabbè, comunque le proveremo anche quelle lì. Il mio vinello, ho provato a prendere questo Müller Dragau, indicazione geografica tipica, viene dalle parti di Pavia. Per me niente. Quindi io per te ho cercato il bracchetto, non l'ho trovato, non ce l'avevano, io non so perché. Va bene. Poi abbiamo preso i fiocchi di avena perché ultimamente stiamo mangiando tanta avena e quindi li abbiamo praticamente finita, perciò abbiamo ripreso un pacchetto di fiocchi di avena. Ma comunque l'avena poi la potete fare a colazione, la potete mettere nel minestrone, fa benissimo perché è proteica, perciò è una cosa che in casa nostra non manca mai, perché noi che comunque non mangiamo carne, l'avena veramente è ottima. Del cioccolato fondente, queste con le nocciole, anche nel cioccolato fondente bisogna un po' guardare gli ingredienti, ecco, questo qua sembrava abbastanza decente come ingredienti, e l'unica cosa, il cioccolato fondente che ha una buona quantità di ferro, converrebbe averlo nella dieta se comunque lo mangiate caldo. Poi ti passo davanti, ho preso una lattina di olio sasso per fare l'olio piccante con gli habanero, ho preso questo qua che è vergine invece che essere extravergine, perché l'extravergine facendo l'olio ha un po' più gusto forte, quindi magari tanti può non piacere. Questi li ha presi Aurora. Ha voluto provare a prendere dei biscottini, sono della misura, sono senza latte e senza uova, questi qui, quindi proveremo come sono dei frollini col cioccolato. Non so se olio di girasole, quindi dovrebbe essere... Sì, vabbè, adesso metto l'olio di girasole dappertutto, vabbè, ma non così non dico. Va bene. Poi abbiamo preso queste tre piadine che sono con l'olio, anche queste mi sembra che abbiano l'olio di semi di girasole. E non hanno lo strutto. E con il lievito di birra, insomma, sembrano buoni come ingredienti. E per quanto riguarda il detersivo, sapete che noi facciamo il detersivo in casa in polvere, però comunque volevamo provare questa legna nuova e comunque tenerne sempre uno di scorta già pronto, che comunque sia ecologico. E questo è 75% di plastica, 75% di plastica in meno, è una ricarica. Una ricarica, muschio e fiori bianchi. Biodegradabile. Ha fatto un salto alla Coop, quindi perché lì avevano dei prodotti che noi troviamo alla Coop che costano un po' di più,
Quindi ad esempio il nostro seitan naturale, questo qua costa molto di meno della Viviverde Coop. Poi Aurora ha preso il tonico purificante, sempre della Viviverde. Però questo è della linea nuova, l'altra linea, non della Viviverde di prima. Questo okay. Qua è... e poi ci siamo dimenticati che al Tigros l'ho trovato, siccome volevo prendere un detergente viso, alla fine mi sono lasciata trasportare dalla saponetta. Questa qua è una saponetta apposta per la pulizia del viso. È un puro sapone naturale arricchito con oli naturali preziosi e fattori idratanti. Quindi alla fine il sapone va sempre bene. Sì, è però indicato proprio per il viso, lascia la pelle morbida, vellutata e profumata. Vedremo se non secca la pelle, non dovrebbe. Prove. Il profumo però è buono, senti già così. Ok, invece per quanto riguarda frutta e verdura, facciamo una carrellata di questo banchetto che c'è qua e vi facciamo vedere cosa abbiamo preso un po' più nello specifico. Guardate che meraviglia di colori. E poi sono tutte cose che fanno bene alla salute. Allora, innanzitutto abbiamo preso delle noccioline perché sono veramente buone e poi fanno super bene, basta non esagerare, ma queste in casa non dovrebbero mai mancare perché hanno tantissime vitamine e nutrienti ottimi. Poi abbiamo preso i kiwi però gold, quindi gialli, che sono molto buoni. Costano un pochino, Costano un pochino di più, però almeno il doppio degli sono altri. Veramente buoni questi. Poi abbiamo preso i mandaranci, mandarini. Clementine. Sì, clementine. Abbiamo preso due finocchi che ultimamente stiamo facendo al forno, comunque a insalate ci piacciono parecchio. Come frutta nuova abbiamo preso i licis, che sono veramente buoni. Piacciono tanto ad Aurora. Sì, e le rape. Abbiamo preso queste rape che sono ottime da fare anche in insalata crude, sono veramente buone queste, insomma a noi piacciono, ecco. Il cavolo nero, che in questo periodo a casa nostra non manca quasi mai, il broccolo, e anche questo è uno di quelle verdure che a casa è il top per noi. Ci l'ho messo dentro il piattino perché ha perduto più pezzi. Poi le arance, perché noi andiamo avanti a spremute d'arancio praticamente tutti i giorni, e le nostre cipolle rosse che ci piacciono tanto anche. Tropea. Sì. Cotte al forno. Poi abbiamo un cavolfiore. Questo sì, non è una di quelle verdure che ci esalta tanto il cavolfiore, però la mangiamo. Soprattutto perché fin puzza casa. Sì, però non è... cioè, la mangiamo perché sappiamo che ci fa bene, però non è che ci faccia proprio impazzire, ecco. Queste mele meravigliose, che rosse a me piacciono da morire. E poi questa piccola zucchetta che faremo magari al forno. Sì. Abbiamo preso anche delle patate. Il radicchio, che è ottimo da fare anche in insalata, in padella, o se no ci fate un bel risotto. Comunque, questa tavola parla da sola. Sì, quindi ragazzi, consumate più frutta e verdura che potete, perché questo è il vero cibo. È il cibo della salute, del cibo che ci fa bene, del cibo pieno di vita, perché è questo che dobbiamo mangiare. Cibo ricco di vita. Allora ragazzi, prima di salutarvi volevo ricordarvi una cosa, o comunque volevo dire una cosa a favore sempre degli animali, che noi quando, adesso in questo periodo, oggi che siamo andati appunto a fare la spesa, abbiamo comprato dei sacchi di crocchette per i canili, sia per i gatti che per i cani. E quindi se anche a voi capita e vi va, sarebbe una buona azione, perché anche loro hanno bisogno. Se avete dei gruppi di raccolta lì vicino nei vostri supermercati dell'EMPA, fate sta cosa, tanto ci sono delle crocchette, dei sacchi di crocchette che magari costano 2-3 euro e fate passare un bel Natale anche a loro. O comunque adesso, soprattutto adesso che è una stagione fredda, hanno bisogno anche di coperte e di cucce vecchie che magari non utilizzate più. O vestitini, portateli quello che invece di buttarlo via, portatelo ai canini, mi raccomando. Comunque pensiamo anche a loro, perché poverini, è giusto così. Certo. Okay. Comunque, contornati da questa meravigliosa tavola piena di colori, di frutta e verdura. Di vita. Certo, vi salutiamo e speriamo che la nostra spesa, Svuota la Spesa, questo piccolo vlogmas su Svuota la Spesa vi sia piaciuto. Continuate a iscrivervi, mettete un like ai nostri video, mi raccomando condivideteli, e insieme alla mia mogliettina vi salutiamo e continuiamo a augurarvi buon Natale. A tutti un bacione. Ciao.